Stadt. Dammi la mano prima che ci perdiamo pure noi. Ma dove cazzo andate? Lelle, corri! Ferma. Stefano! Stiamo scendendo le scale, siamo pronti per un'altra missione. La meta è indefinita, so soltanto che questa sera dovremo andare in un posto dove c'è una leggenda. La leggenda narra che arrivando ad un certo orario, cioè le 3 di notte, la gente impazzisce. Finalmente ci avviamo a casa di Simone Odio, un quarto d'ora di strada, bene o male. La seconda avventura di Osso Baroffo. Vediamo cosa succede stasera, anche perché questo posto io non lo conosco. Insomma, alle 3 in punto di notte accadono cose strane. Staremo a vedere. E anche questa volta Orso Baroffo parte per una nuova avventura. Questa volta in un posto molto particolare. La cosa veramente impressionante è che si dice che in questo luogo, se si resta oltre le 3 di notte, si impazzisce. Ma noi siamo Orso Baroffo, siamo già pazzi, quindi chi se ne frega? Ci andiamo e ci facciamo un bel picnic. Una tappa di Orso Baroffo, come sempre, è quella di andare a mangiare, quindi pizzeria. Ecco, pure noi stasera dobbiamo mangiare, dobbiamo far vedere cosa ci mangiamo. Unboxing, ecco, abbiamo aperto la pizza, ragazzi. Qui c'è Pretty, saluta i nostri telespettatori. Simone, che già sta mangiando la sua cena dei campioni, e Lelle Queen 210. La direzione è quella giusta, adesso c'ho quest'altro corridoio e dove c'è delle altre scale. E ci addentriamo sempre di più in questo parco. È un labirinto. E dice che in questo posto alle 3 di notte, secondo loro dovrebbero impazzire. Esatto. Ma noi che già siamo pazzi. Come può andare peggio? Ma giusto, Max?
questo è il posto. Allora, quello che mi hanno detto è che il motivo è sempre lo stesso, ovvero un fantasma, un'anima, uno spirito, qualcosa che non è in pace. Qualcosa che non è in pace. Allora, la zona è praticamente questo cerchio. Allora, quell'albero ha un senso che è là. Che non lo so. Te l'hanno raccontato? C'eri? No. È tutto da scoprire. Forse non so cosa di più. È una cosa nuova. Ma se mancasse un mercoledì? Ragazzi, ho piazzato tutte le telecamere, okay, e stanno registrando. La cosa importante, visto che anche il custode se n'è andato, ormai da un bel po', è restare uniti. Ma ragazzi, okay? Che ora è adesso? Max, che ore sono? Sei tu che tieni l'orologio. Allora, sono le 2 e 55 minuti. Questo è Max, al quale scappa, poverino, un bisogno imminente. Perché siamo qua? Siamo qua per scoprire questo evento. Prende per il culo questo. Loro vogliono vedere se la gente le racconta fesserie o se è tutta una... cioè, se è vero. Max deve fare pipì, poverino. Ha un bisogno imminente, ma abbiamo detto che non ci separiamo perché... E si racconta che qui alle 3 di notte abbiamo detto che si diventa pazzi. Pazzo. È pazzo! Io sono pazzo. Senti, ma alle 3 ci può andare, eh? Sono quasi le 3, ragazzi. Ma me ne devo andare, devo fare questo cacchio di pipì. Massimo, no, 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 aspetta. Massimo. No, Massimo, no, 2 minuti, no, precisi, ci devo andare per forza. No, non è inutile. Ma non puoi aspettare, ma un attimo. Avanti, Massimo. Dai, 5 minuti. Massimo, un attimo. Quanto è passato? Sono le 3. Max! Non lo so. Forse è lui. Io sto andando a cercarlo, perché tanto qui non è successo niente. Le 3 sono passate. L'unica cosa che è successa è che manca Max. Io non lo so, vado da quella parte, va bene ragazzi? Vieni con me tu, Fetti, Sefora. Vieni, vieni, andiamo, andiamo di qua. Ci sei? Dammi la mano prima che ci perdiamo pure noi. E tu non ti allontanare da me, mi raccomando, eh? Max! È andato da questo lato, no? Max! Ma dove c***o è andato? No, no, non mi piace. Tanto contento. Anche è freddo. Ma tu lo vedi? A zio Simone. Mamma mia, ho perso pure zio Simone. Allora, io non lo so più neanche che ore sono. Max non lo trovo da nessuna parte. Il posto è enorme. Non voglio assolutamente perdermi. Ma quando lo prendo, non ci puoi credere, altro che pipì. Oh, è un labirinto, non finisce mai.
Massimo, Simone, andiamo, andiamo di qua, sì. Ma non ci siamo passati da qui. Vieni, vieni con me. Ragazzi, questa è una delle zone più buie. Allora, io ho sentito la voce di Massimo e l'ho chiamato, solo che io non l'ho ripresa questa cosa, ma quando l'ho chiamato non mi ha risposto lui, ma mi ha risposto una specie di ringhio. Il problema è che non trovo neanche Lelle e Puretti, che credo siano andate assieme. Quindi, non lo so ragazzi, la situazione è strana e non mi nascondo che ho paura. Vediamo se è di qua. Ma saranno le 3:30, non lo so, nemmeno le 3:33, non me lo dire. Andiamo, andiamo. Di qua. Andiamo verso il posto dove eravamo con lo zio. È ritornata alla piazza. Non c'è nessuno. Non c'è Lelle. Non c'è Max, non c'è Pretty, ci sono solo le cavolo di macchine fotografiche, ragazzi. Non è normale. Io aspetto qui. Aspetto qui. Aspetta, c'è lo zio. Simone, l'hai trovato? No, ci siamo almeno noi tre. Io non vi trovavo più. Io vi ho chiamati. Ho sentito un rumore allucinante nel centro, anche tu. Ne dobbiamo parlare. Ma Max! Ma Max! Sono le 3:33. Ha detto questo, sono le 3:33. No ragazzi, non so davvero più che cosa dire. Max! Ma vieni qui di corsa, Max! Ma tu ti rendi conto? Ma quanta vivi hai fatto, Massimo? Ti abbiamo cercato dappertutto! Ma che 2 minuti? Sono le 3:30 di più. Di più delle 3:30. Massimo, ma sei pazzo? Sono più delle 3:30. Sono pazzo. Massimo, ti giuro, ti abbiamo cercato per tutto il parco. A ma parte... non è possibile, io non manco di sentire. Max, io ho tutte le clip. Massimo, mi devi spiegare questa cosa. Noi stiamo impazziti a cercarti. Quanto caspita di tempo sei stato a fare la pipì? 3 minuti, 4, è tempo di fare quello che devo fare. Ma che 3 minuti, Massimo? Ti abbiamo cercato un sacco di tempo, abbiamo tutte le clip. Ma se manco voi sentite che vi state cercando. Gridavamo! Sono le 3:56, Max. Noi alle 3 dovevamo stare qua. Non è possibile. Che stai dicendo? Non è possibile. Alle 3:56. Le 3:56. Ma se io faccio le 2:57 in questo momento? Ma che cazzo? Di corsa, via! Qua? Di qua. Massimo, non è naturale quello che è successo. Dobbiamo andarcene, assolutamente. Io non ci torno più in questo cazzo di posto. Lelle, corri! Entra. Ragazzi, io mi sono cagato in mano, non so voi. Non c'era nessuna parte e gli orologi segnano orari diversi. Cioè, Massimo, è incredibile. Tu sei sparito da quel parco, non c'eri. Ma io non vi sentivo, voi mi cercavate? Che, mi cercavate? Ma io certo, un'ora sei mancato, ma un'ora. 3 minuti per fare sto cacchio di pipì. Quanto cacchio ci devo stare per fare la pipì? Simone, ma io nel parco, a te, non ti ho visto neanche una volta. Neanche ti ho visto. Cioè, anche, almeno una volta ci dovevamo incontrare. Non è che è immenso. Tutto. E chiamavo continuamente. Anche io chiamavo e non sentivo nessuno. Cioè, non è naturale questa cosa. Sono mancato 3 minuti. Massimo, 3 minuti erano per te. Un po'. Ma io ho sentito, no, c'è una cosa che dovete sentire nella clip, ragazzi. Veramente, appena la sente Sephora, penso. Sephora, tu. Dove cazzo? Allora, Massimo, fermati! Sephora, dov'è? Nessuno vede significa. Sephora! Come non c'è Sephora?
caspita. No, fa... ma quando è sceso? Io non ho sentito niente aprirsi. No, non ci credo. Che, avete il telefono? Prendi il telefono in macchina. Sì, prendi. Prendi. Sì.